Ciao a tutti, eccomi ancora qua e ho una proposta un po' particolare questa settimana. La mia collega ha fatto l'attività di cucina con il couscous. Quello che lei ha avanzato, le ho chiesto di prestarmelo perché vorrei fare il sensoriale mani con la Stefania con il couscous. Guardate, ho già fatto il buco sulla scatola, eccolo qui, vedete? Dai, che proviamo a fare questa esperienza e speriamo sia divertente. A fra poco! Piccolo promemoria di come fare il setting: contenitore rigido, lenzuolo avvolto su se stesso e poi a formare un cerchio, e sopra la pellicola argentata per formare la nostra nicchia. Iniziamo, facciamo la nostra pioggia con il nostro couscous. Io l'ho lasciato praticamente all'interno della scatolina, creato il buco come vi ho mostrato prima, e lo vado a versare contemplando la parte del polso giù fino all'estremità delle dita, e proviamo a ricoprire le mani o la mano che ci sta di fronte. In questo caso Stefania ha messo tutte e due, io provo a pianino, parto dal basso perché proviamo se riusciamo un po' alla volta. Qualcosa cadrà, non importa, poi puliamo. Pianino, un po' più in alto, rimbalzano, quindi escono, quindi mi abbasso. Proviamo se riusciamo a farlo cadere un po' alla volta e farlo avvicinare, toccare, cadere su tutta l'estremità della nostra mano, polso, giù fino alle punte delle dita, fino a quando non lo svuotiamo del tutto. Come vedete, abbiamo ricoperto la mano di Stefania con la doccia. Le ho fatto togliere l'altra perché io avevo solo mezza confezione, non sarebbe bastato per coprire entrambe le mani. Quindi lavorerò solo su questa, solo su una mano. Voi, se avete la scatola intera, potrete usare entrambe le mani oppure anche fare così, in modo da concentrarvi singolarmente su un unico arto. Quindi andremo noi a posizionare la nostra mano al di sopra del materiale che sta ricoprendo la mano di Stefania in questo caso, e andremo a fare noi il saluto. Quindi sto cercando di distribuire il materiale, metterò la mia mano sopra, imprimo una leggera pressione verso il basso, rimango ferma e poi poco a poco inizio a pulsare. Vi ricordate il cuore pulsante? Piano piano, io velocizzo come sempre, voi sapete, velocizzo. Arrivo al massimo del ritmo di proposta e mi fermo, poi sfilo via. Effettuato il saluto, andiamo a risvegliare tutto il dorso della mano, partendo ben bene dal polso, quindi una mano, uso una mano. Vado a pianino perché è un po' rigido e duro, quindi chi ha la pelle sensibile rischiamo di farli arrossare. Quindi pian pianino, con movimento rotatorio o anche in verticale, andiamo a risvegliare pianino, poi possiamo anche velocizzare pianino, velocizziamo. Dobbiamo risvegliare tutto il dorso della mano. Possiamo scegliere, partiamo dall'estremità, ora facciamo così, facciamo tutta l'estremità, non così vedete meglio, e anche Raffaella che sta riprendendo è agevolata. Uso questa mano, vedete le estremità, scopriamo le dita perché anch'io le devo trovare al di sotto del materiale, così ve lo faccio vedere, eccolo qua. Cerchiamo di alla bene meglio trovare, muovere, per poi, dopo aver fatto la parte esterna, andiamo a risvegliare, massaggiare, muovendo questo materiale sul dorso della mano. Facciamo questo con ritmi diversi, in modi diversi, per il tempo che riteniamo necessario. La mano è ancora ricoperta, quindi io vado ad aprire, prima scopro dov'è, eccolo qua, qui c'è il mignolo di Stefania e qui è il dito medio, apro un pochino e il materiale, vedete, è caduto all'interno.
Vado a riproporre la stessa cosa. Si vede? Sì, dai. Ecco qua. E qui c'è il pollice. Ok. Vedete? Qui si vede un po' meno. Aspettate. Ecco qua. Qui ci sono le dita. E qui è il materiale. Si è inserito perché ho aperto le dita. Quindi io adesso, come sempre sapete già, io vi faccio solo un promemoria. Prendo. Pianino, pianino. Ricordiamoci che può creare frizione e arrossare, quindi non insistiamo esageratamente o non imprimiamo troppa pressione. Poi ricarichiamo e muoviamo queste dita. Potete solo immaginarvi quanta stimolazione state imprimendo, attuando in questo frangente, in questo momento, con questo materiale all'interno di questo spazio. Continuate così e ricordiamoci, io vi sto mostrando una mano, ma dovrete ripetere il tutto anche con l'altra. Direi che abbiamo risvegliato sufficientemente il dorso della mano. Andiamo ora a risvegliare il palmo. Quindi ho sfilato la mano di Stefania dalla nicchia di couscous. Ora continuo a lavorare con una mano sola. Ho cominciato così e continuo così. E uso la mia mano. Quindi andremo a raccogliere assieme, perché con questa piloto la mano di Stefania, userò quella di Stefania come nicchia, e anche solo questo fatto di vedere, di sentire, e anche il rumore all'interno dell'alluminio è molto importante, è comunque un modo per stimolare. Quindi anche solo questo gioco banalissimo. Si sente? Sentite il rumore? Sappiate che il ragazzo lo sente, sente le sue mani, tra le dita sta passando il materiale, lo sento io che sono sotto ed è piacevolissimo, chissà loro che hanno questa mano piena di materiale. Facciamo così, facciamolo più e più volte. Se il ragazzo ci sta e non toglie la mano, insistiamo pure, perché è molto molto stimolante. Ora, dopo aver giocato con questo materiale a raccoglierlo e a farlo cadere, proviamo con la nostra mano ad andare a stimolare la mano, il palmo della persona che ci sta di fronte. Il materiale cade, lo ricarico abbondantemente, metto la mano a nicchia della persona che mi sta di fronte, premo, parto dall'estremità, giù, apro, cerco di usare tutte le mie dita, tutta la mia mano, e scivolo giù fino all'estremità, semplicemente così, quindi dall'alto verso il basso, oppure anche ruotando. Usiamo tutta la mano, cerchiamo di sentire, di contemplare tutta la mano di chi ti sta di fronte. Possiamo anche concentrarci semplicemente su un dito e poi passare agli altri, così fino a quando non li abbiamo stimolati tutti. E arriviamo al palmo, ricordiamoci quanto è sensibile, quanti recettori ci sono, quindi ricordiamo che stiamo dando un'importante, anzi importantissima stimolazione. Possiamo anche creare solletico. Ricordatevi che le parti esterne della mano sono ricche di recettori anche queste, quindi c'è una stimolazione maggiore e quindi anche una contemplare a livello cognitivo maggiore del ragazzo. Svegliata anche l'altra mano, il palmo dell'altra mano, andiamo a concludere il nostro percorso di sperimentazione. Materiale al di sotto, mano al di sopra, movimento verticale dall'alto verso il basso. Imprimiamo una leggera pressione verso il basso in modo che il materiale si appoggi ben bene, non troppo, perché altrimenti potremo arrossare la parte. Pianino, si parte pianino, io velocizzo, sempre più veloce, velocizzo, velocizzo, e mi fermo. Poi
lo stesso movimento lo proponiamo da destra a sinistra, lentamente, lentamente, e voi sapete già che io velocizzo sempre di più, sempre di più, sempre di più, e mi fermo. Rotatorio, eccolo qui, ci muoviamo pian pianino, compiamo dei cerchi belli ampi, usiamo tutto lo spazio della nostra nicchia, piano piano, ma poi velocizziamo, 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 arriviamo al massimo della proposta e ci fermiamo. Effettuata questa stimolazione anche all'altra mano, abbiamo concluso e quindi andremo a salutare il nostro materiale, quindi mano del ragazzo, mano nostra, oppure con tutte e due le mani del ragazzo. Io oggi ho lavorato con una singola mano. Creiamo il nostro abbraccio, fermo però, ben fermo, e quando noi o il ragazzo lo decidiamo, scivoliamo via. Anche oggi abbiamo terminato la nostra esperienza e abbiamo lavorato con il couscous, ecco qui la mia nicchia argentata, e il materiale che ho utilizzato. Allora, mi è stato riportato che è molto piacevole, fa anche solletico. Un'altra cosa interessante è che chi ha subito o chi gli è stato fatto questa specie di massaggio con il couscous ha adesso la mano molto più liscia, sembra che abbia fatto lo scrub. Quindi direi che utile e dilettevole. È stato un gioco, ma anche utile, perché così le mani sono come quasi ringiovanite, quindi è utile anche da quel punto di vista. Io spero vi sia piaciuto, vi siate divertiti. E qualche video mi farebbe molto, ma molto piacere vederlo. Vi saluto, alla prossima volta. Ciao!